Eccoci qua per la seconda live di questa ultima giornata di Fuori Salone 2018. Mi trovo nuovamente in zona Brera e in particolare in un luogo che ci tengo a segnalarvi, come ho fatto l'anno scorso, perché è un luogo che in effetti non è possibile visitare durante l'anno. Siamo in Piazza San Marco, quindi nel cuore di Brera, di fronte all'ingresso della Chiesa Monumentale di San Marco. È una chiesa che risale, la storia dice, alla prima metà del 1200, progettata, costruita dall'architetto Carlo Maciacchini e ultimata, poi si dice, in seguito a molte vicissitudini, credo nel XVIII secolo, adesso non so se sbaglio, ha subito molte modifiche, molte ricostruzioni. Qua all'interno c'è sempre comunque una selezione di designer, piccole aziende indipendenti che lavorano soprattutto sulla materia. E così la materia sposa la luce in questa che è la più interessante installazione che c'è appunto in questo chiostro che, come appunto vi dicevo, non è possibile da visitare e essendo veramente molto bello, vi invito a venire qua in Piazza San Marco a vedere questa installazione che è inserita perfettamente in questo contesto storico. Allora, adesso io vi voglio far vedere questo percorso, poi entreremo proprio nella sagrestia. È proprio quello il luogo inaccessibile ai più durante l'anno e che ci tengo a farvi vedere. Eccoci qua, incominciamo questo percorso. Ecco. Questa installazione parla, beh, è chiaramente organizzata da Henry Timi e Via Mizzuno, parla di materia e di luce. Voi attraversate questo porticato del chiostro, vedete questi pannelli e qui dove è indicato, è un monito più che altro, vi incomincerò a tacere in sacro silenzio per farvi vedere questo gioiello. Peraltro mi spiegavano che l'azienda Enrettini è impegnata in alcune opere di restauro proprio della Chiesa Monumentale di San Marco. L'altare mi spiegavano, che si trova all'interno della chiesa, è stato proprio recentemente rifatto proprio da Enrettini. Questi sono gli affreschi che accompagnano la visita. E qua si passa in un'altra sala, guardate la bellezza e l'incanto di questo posto. Beh, il Fuorisalone è bello come evento diffuso, è sicuramente l'evento diffuso numero uno, ma è bello soprattutto perché ti invita e ti dà la possibilità di scoprire veramente quella Milano che spesso non consideriamo, ma che è in effetti un vero patrimonio storico, di tradizione. E di qui ci si affaccia alla Chiesa Monumentale di San Marco. L'altare che, se riuscite a vedere quello che sembra tutto d'oro, è proprio l'altare rifatto da Henry Tini, che è presente appunto nella sagrestia con questa installazione.
Beh, questo posto è veramente mozzafiato, non perdetevelo. E niente, beh, questa qua è la seconda live. Io credo che la prossima sarà l'ultima, la conclusiva per Funk Design FDTD 2018, per questa edizione di Fuori Salone. Ci vediamo tra un po', quindi.